Mea culpa. Mea culpa. Mea grandissima culpa. Ho detto una cazzata. Lo ammetto, ho detto una cazzata. Ma grande, grande anche. Allora, io qualche video fa ho parlato di come secondo me il livello dei testi delle canzoni, specialmente in Italia ma in generale, stia decadendo, di come il lessico, la struttura sintattica, la profondità poi dei contenuti sia in calo costante, stia colando a picco da decenni. Perché? Perché esiste il pop. Allora, prima di tutto ho fatto un paragone improprio, ovvio, ho confrontato quelli che oggi sono i Benji e Fede, le Elodie, Fiorella Mannoia, cavolo ne so, con i De André, i Vecchioni Guccini. Ovvio che è improprio, avrei dovuto confrontarli piuttosto con gli Adriano Celentano, le Mia Martini e Mina del caso. Ovvio che il parallelismo non è analogo, non è funzionale, però mi serviva mostrare uno stacco. Perché? Se negli anni 60 e 70, accanto a Celentano, Mia Martini e Scuola Varia, c'erano anche i De André, Gaber, Guccini e via dicendo, oggi, accanto ai Benji e Fede, accanto a quella, alle Malika Ayan, ci sono dei De André, ci sono dei Gaber. Cioè, è ovvio che già negli anni 60 c'era la musica pop, i testi stupidi, la musica un po' frivola, ma c'era anche una roba potentissima, poeticamente, filosoficamente, politicamente, assurda, pazzesca, meravigliosa. Oggi c'è. Cioè, avrei potuto fare un confronto nobile con qualcuno di oggi che sia in effetti all'altezza? Ecco, in quel video dicevo di no. Io mi sono reso conto di aver sbagliato. Cioè, allora, in quel video qualcuno mi ha detto: no, ma tu hai scelto delle canzoni, non le hai neanche capite, non hai analizzato bene, non hai scelto le cose giuste. Scusate, c'è un insetto terrificante, brutto anche, proprio colossale, bestiaccia. Grazie. Allora, se n'è andato. Dicevo, io ho analizzato in particolar modo una canzone, e io sono stato scemo, ignorante, caprone, me l'hanno fatto notare, qualcuno me l'ha detto. Io ho analizzato Dove e Quando di Benji e Fede, e io non avevo capito niente, e lo ammetto, qualcuno mi è venuto lì e mi ha scritto: ma tu questa canzone non l'hai capita, non hai analizzato bene, sei tu quello superficiale e ignorante, non la canzone, non hai letto bene, non hai capito il testo, ma insomma, ma riguardatelo, che sotto c'è tanto! E ci aveva ragione! C'aveva ragione, io l'ho riletta con attenzione. All'inizio non capivo, dicevo: ma mi stanno prendendo in giro, Benji e Fede, ma non c'è niente, è una cagata. No, no, è una canzone assurda in realtà, è profondissima. Sotto a quel velo di risate, di leggerezza, di brio, in realtà c'è una riflessione assurda, colossale, profondissima sulla condizione esistenziale dell'uomo moderno. E io non l'avevo colta. Io devo chiedere scusa prima di tutto a Benji e Fede. Se mi state ascoltando, scusate. E poi a voi mio pubblico, che vi ho delusi con la mia pochezza, la mia insipienza, la mia ignoranza. E la mia mancanza di acume. Perché Dove e Quando parla della condizione dell'uomo postmoderno dopo la crisi dei fondamenti. Parla della relatività. Benji e Fede ci stanno dicendo che da quando lo spazio e il tempo sono stati, abbassati, calati dalla loro dimensione di assolutezza newtoniana, che dal 600 vigeva, era in vigore, era lo spazio e il tempo assoluti come realtà autosussistenti, sostanziali, perfette, assolute, infinitamente estese, regolari, omogenee, come le intendeva la scienza del 600, per via di Einstein e della teoria della relatività, il dove e il quando, lo spazio e il tempo, sono decaduti, sono degradati, sono diventate delle misure inaffidabili. L'uomo moderno, per via della relativizzazione dello spazio e del tempo, non sa più dove si trova, non sa più chi è, ha perso la propria stessa identità. Cosa dice il ritornello di questa canzone? Dimmi dove e quando. Questa sera non arrivo in ritardo. Ormai i concetti di ritardo sono desueti. Dove, in una realtà in cui lo spazio e il tempo sono relativi, cambiano, si allungano, si accorciano, il ritardo, i nostri vecchi concetti morali della puntualità, del ritardo, non hanno più senso. Come in Godard, no? Se avete visto Rogopag, quel film composto da quattro mediometraggi, ecco, a firma di vari autori, nell'episodio diretto da Godard c'è un'esplosione atomica, non mostrata ma aleggiata, intuita,
costruita, e da quel punto in poi tutti i personaggi cominciano a parlare in maniera strana, come se dopo un'apocalisse atomica il mondo, la semiotica del mondo cambiasse, la gente comincia a dire assolutamente, perché l'evento della bomba atomica è un evento assoluto che cambia le nostre più profonde categorie mentali, no? È la stessa cosa, dalla relatività in poi le nostre categorie mentali di tempo e spazio sono state distrutte, l'uomo non trova più una propria collocazione nel mondo, e infatti l'invocazione dell'uomo disperato di questa canzone è: dimmi dove e quando. L'uomo non trova più la propria realtà, non conosce più il proprio posto nel mondo, non riesce più a collocarsi nella realtà, è un grido disperato di dimmi dove e quando, cioè dove e quando io e te possiamo incontrarci, perché se lo spazio e il tempo sono relativi, se non riusciamo più a accordarci neanche su un punto spazio-temporale preciso, sulla simultaneità, come Einstein ci ha spiegato, allora la comunicazione tra esseri umani è impossibile. Per via della relatività cadiamo in un solipsismo relativistico in cui nessuno riesce più a comunicare con gli altri, e l'invito, l'urlo disperato di quest'uomo mascherato sotto le risate estive della canzone è: dimmi dove e quando, come io e te possiamo ritrovarci ora che il tempo e lo spazio sono stati cancellati. E poi è anche un dimmi il mio dove e quando, non è solo dimmi dove tu sarai a che ora, ma dove io sono, quando sono. La mia posizione nella realtà è stata messa in discussione. Benji e Fede ci hanno regalato un capolavoro della canzone moderna che viene sottostimato da scemi ignoranti come me che non l'hanno capito. E io adesso faccio ammenda, spero di avervi chiarito la grandezza, la profondità di questo testo, che io mi auguro verrà preservato, conservato, trasmesso, tramandato per secoli a venire, perché è un urlo, sì, sono in ritardo di 100 anni, ma è sempre moderno questo tema, è sempre attuale, è qualcosa di profondissimo. Ecco, io d'ora in poi voglio dedicare molto tempo del mio canale a farvi capire la profondità, a rivalutare delle cose che snobbiamo, perché io sono caduto in questo errore, non voglio più caderci, non voglio che ci cadiate neanche voi. Quindi, a partire da dove e quando di Benji e Fede, che parla della crisi dell'uomo moderno in seguito alla relatività di spazio e tempo, d'ora in poi parleremo molto spesso di canzoni snobbate, ritenute sceme, idiote, invece che hanno un sottotesto assai più profondo di quanto non sembri. Alla prossima, chissà dove e quando.